Buongiorno, eccoci qua, buongiorno a tutti, a tutte. Oggi 8 maggio, festa della mamma, non si discute, la migliore festa, una delle più belle feste. E allora noi siamo qua ad onorare proprio Narnia. Io ve la faccio vedere da, adesso la vedete da davanti, io la faccio vedere da dietro, affinché si sappia ciò che andiamo a controllare. Allora, oggi è la festa della mamma e noi andiamo a controllare e la onoriamo questa festa, l'Arnia di Maria Pia. Non so quello che troviamo dentro, perché ci sono stati giorni di maltempo purtroppo, però va bene così, è in arrivo un temporale, oggi ancora c'è la possibilità di poter controllare. Io vi faccio vedere quello che c'è sopra, qua sono tutte acace, però ormai il fiore, eccolo qua, se vedete come lo tocchi, come si tocca, cade, non dà, insomma, le api lo visitano poco e niente, preferiscono andare altrove. Restate con me, seguitemi sul canale, mettete un like al video, applicate la campanellina, così resterete sempre aggiornati. Seguitemi fino alla fine, eh? Ciao ciao! Eccoci qua, allora, prendiamo qua una pioggia di acacia, vediamo quello che succede, io non so quello che è, come ripeto, quello che possiamo trovare all'interno, guardiamo insieme. Ciao Maria Pia, buongiorno, buona festa della mamma, tanti cari auguri, ci vediamo presto. Allora, guardiamo per curiosità solo il melario. Io vi ricordo che queste arnie avevano prodotto del ciliegio, queste due in particolare erano riuscite a produrre un po' di ciliegio, abbiamo imbarattolato, invasettato, però insomma era. Allora, nel favo centrale non c'è praticamente nulla, c'è qualche gocciolina, ma è roba veramente di poco, hanno solo leggermente sporcato il telaino. È un momento di pausa perché comunque qua in questa zona ci sono delle fioriture in arrivo, c'è il rovo che sta aprendo e vabbè, queste sono una fascia di acace, non hanno dato, è il momento che era migliore, chiuso qua, uguale, c'è un pochino di nettare, luccica un po', ma è giusto poco e niente, diciamo. Però vediamo come è la situazione, quello che evolverà, stanno arrivando delle fioriture importanti, questo ve lo posso dire. Se la natura e gli agricoltori qua vicino ci danno una mano, arriveremo a produrre qualche cosa. Niente, il malario sta così, ha in fondo, leggermente in fondo, nella parte centrale di ogni telaino un po' di nettare, ma questo comunque dice poco e niente, perché comunque se lo porteranno dentro loro, se lo rimangeranno magari stanotte. Adesso andiamo a controllare un attimo sotto. Questi, io vi ricordo, sono arnie da 8, l'escudo di regina era stato applicato al saccaro sotto. Allora, il numero c'è, arnie da 8 che lavorano di solito su 6 di covata. Purtroppo ultimamente c'è stato, con le temperature che ci sono state, c'è stato un blocco delle regine, non un rallentamento, ma in alcune proprio un blocco totale, alcune hanno rallentato, ma alcune si sono letteralmente bloccate. Quindi noi abbiamo trovato nei telaini la covata sfarfallata e assenza di nuova covata. Purtroppo non è una bella cosa, perché nel momento, in un momento insomma in cui le api dovrebbero essere al massimo, questi blocchi insomma ci danneggiano un po' il raccolto. Questa è la sponda, che praticamente è una delle sponde quasi leggera, quindi la rimettiamo qua. Vediamo un attimo all'interno, sicuramente
loro adesso con il vuoto che trovano al centro dell'Arnia, il vuoto dovuto al blocco della regina, intasano un pochino il nido. Però vabbè, una coroncina ce l'hanno, del polline c'è, controlliamo se c'è qualche abbozzo. Adesso le api stanno quasi tutte fuori, anche se ancora c'è un buon numero dentro, però comunque ci permettono di lavorare abbastanza tranquillo, anche se comunque non è che sono famiglie abbastanza calme di natura queste. Ovviamente il momento della visita, lo sappiamo che comunque andiamo a disturbarle, e anche loro. Allora, malgrado siano le 11 di mattina, 11 e mezza, è una temperatura abbastanza alta anche qua oggi, le api presidiano totalmente i telaini, eccole qua. Vediamo un attimino, stanno importando? Io adesso non so, se ve l'avvicino magari, sulle zampine hanno quasi tutte del polline bianco. C'è del bianco spino fiorito. Tu Maria Pia lo dovresti vedere, perché sei qua vicino. Questo arancione, ma questo è arancione ancora più forte. La maggior parte ha del polline bianco, è polline di bianco spino. C'è un'ottima fioritura, bellissima. E questa non ci aiuta. Qua abbiamo un cupolino, ovviamente glielo togliamo. Noi non stiamo a sgrullare, perché le famiglie, finché non troviamo una bozza di cella regina, un inizio di costruzione di cella reale, non andiamo a sgrullare per non disturbare tanto. Questi sono solo esclusivamente cupolini, fin quando loro non ci mettono l'uovo, noi le lasciamo così, le controlliamo e basta, non andiamo a scrollare, ok, già è da fastidio proprio il sistema. Ovvio, in alcuni casi è fondamentale, quando si apre, eccolo qua ci sono altri cupolini, quando si aprono dei cupolini e ci si trova l'uovo dentro, va l'Arnia va controllata telaio per telaio, va controllata accuratamente, altrimenti perdiamo poi le api sicuramente in una sciamatura se non arriviamo in tempo. Allora, la famiglia sta, diciamo, la regina in fase di ripresa, perché la deposizione comunque c'è. Purtroppo il blocco c'è stato e si nota, questi vuoti non ci dovevano essere adesso. Queste erano famiglie che erano andate fortissimo i primi di marzo, in febbraio i primi di marzo erano fortissime, e infatti hanno portato del ciliegio. Adesso questo brusco calo delle temperature che c'è stato, qua è arrivato a pari allo zero, non è che ci ha scherzato più di tanto, ha creato questo blocco e nei telai troviamo questa situazione dei vuoti all'interno del telaio, cioè della covata che è nata e ovviamente della covata che deve essere ancora percolata, quindi si creano questi buchi qua. Allora, questi buchi qua, che succede? Che nel momento di importazione, se la regina non ce la fa a girare totalmente così rapidamente, loro che fanno? Ci mettono dentro del nettare, ci mettono dentro del polline, e in gergo si dice intasare il nido. Ovviamente se c'è importazione, oppure se la regina riprende un ritmo abbastanza veloce, questo che vedete dentro all'interno dei telaini, specialmente dei telaini di covata, questi centrali, verrà tolto dalle api stesse, verrà tolto e verrà portato o nei lati, di solito va portato sopra a melario, loro liberano perché la regina chiede spazio. Non è ancora il momento, perché si nota. Non troviamo adesso, sì, troviamo qualche telaino più completo, però insomma c'è comunque, questo è il penultimo telaino, c'è una buona fascia, una buona zona dove, ecco, sì, è deposto. Questo da qui a due giorni sarà totalmente chiuso, quindi
la regina passerà al prossimo, non l'abbiamo ancora vista. Questa è una regina che non si può avere mai, è un po' riservata. Togliamo questi popolini, così possiamo stare tranquilli per altri 3 o 4 giorni. Altri non ci sono, questa è un bel telaio, va bene, dai. Le api per le fioriture in arrivo ci saranno, a sufficienza. Poi il resto non dipende da noi. Qua siamo all'ultimo telaino che comunque viene utilizzato come sponda. C'è del nettare, va bene, c'è a sufficienza, non ci sono queste grandi sponde, ovviamente, perché lo sapevamo, sono famiglie che comunque consumano perché sono numerose. Ecco la regina, eccola qua. Lei se ne sta tranquillamente sull'ultimo telaino. Eccola qua, la vedete? È una bella rossa. Guarda nei buchetti perché comunque vuole deporre. C'è già al centro qua, c'è una deposizione. Adesso noi la lasciamo lavorare, la rinquadriamo un attimino ancora. Intorno a tante apine con il polline lo stanno portando in modo esagerato. Noi la rimettiamo giù, la lasciamo al suo lavoro, inseriamo il divisorio, in questo caso è un divisorio a nutritore che in caso di emergenza possiamo inserire dello sciroppo a nutrizione. Ecco qua, adesso noi sistemiamo questo, la riavviciniamo. Questo è tutto, non c'è niente di che, era un video solo per un saluto e per un augurio di veramente di cuore di buona festa della mamma. Ci vediamo presto. Ciao ciao.